Ciao ragazzi, siamo qui nello stand di Ibanez con Sebo. Benvenuti, grazie per essere qui. Grazie a te per ospitarci, come ci hai ospitato anche a Padova. È stato un bellissimo video, abbiamo visto un sacco di novità. Eravamo in estate, faceva caldo, mo fa freddo e siamo a Milano, giusto? Sì, però abbiamo sempre la fiamma della musica che arde dentro di noi. Lo vedo, io c'ho tre maglie e lui praticamente in Bermuda. Comunque, cosa hai di bello qui da presentare? Cosa ci stai, insomma, facendo vedere in questo nuovo SHG? Allora, devo dire che Ibanez nell'anno di chiusura potente dell'anno scorso si è veramente data da fare per produrre un sacco di modelli nuovi e ampliare ulteriormente una gamma già molto ampia. Per cui una delle più ampie, ricordiamo, delle più ampie. Perché Ibanez veramente può essere interessante per il jazzista puro fino al metallaro impenitente. Esatto, ecco. Proprio quello da otto corde, ecco. Il gentaro, ecco. Allora, praticamente Ibanez ha avuto anni fa un grosso successo con la serie AZ, che possiamo definire una super strat. Assolutamente. E quest'anno hanno aggiunto le AZS, che sono più o meno la stessa tipologia di strumento con una forma tele, certo, ma con un'elettronica un po' diversa, per cui sonorità diverse. Hanno presentato nell'ultima parte dell'anno, intorno a settembre, la serie AZES, dove ES sta per Essential. Voglio ricordarvi che io ho fatto la recensione completa di tutte le Essentials, le avete viste, e quindi stiamo parlando appunto di quelle chitarre straordinarie, dal prezzo incredibile. Esatto, l'entry level per avere in mano una Ibanez AZ, ma con quelle caratteristiche, le essenziali della serie AZ, e hanno centrato assolutamente il loro obiettivo. Poi un grandissimo interesse ovviamente stanno suscitando le headless, la serie Q, sono le chitarre senza paletta di Ibanez. Sono strumenti che hanno una nicchia importante negli ultimi anni e Ibanez ha voluto dare la sua interpretazione della chitarra headless. La richiesta è veramente altissima. Pazzesca. Le chitarre sono in una fascia di prezzo perfetta e sono veramente molto performanti, sono tra le più provate qui. Ricordiamo che c'è un nuovo endorser che è appunto Chicanito, questo chitarrista giapponese incredibile, Da milioni di views. Fa male il cuore vedere queste cose. E questi ragazzi, tra l'altro, sono veramente interessanti perché hanno lanciato un nuovo modo di suonare la chitarra. Assolutamente. Dei nuovi suoni per suonare la chitarra, per cui rappresentano non solo il virtuosi, presente e il futuro. Non solo meri virtuosi, ma anche proprio ricercatori di suono. Poi in realtà se ti metti a cercare di fare quello che fanno, scopri che sono dei virtuosi anche loro in ovviamente, ovviamente. Però per dire, tanto una volta l'uso anche smodato della distorsione era un po' un cliché del chitarrista. Quasi coprente in certi casi. In questo caso questi personaggi utilizzano un suono veramente super pulito, di una pulizia e di un attacco clamoroso che non perdona alcun errore. Niente. E loro non ne fanno di errori. No, indubbiamente così. E ricordiamo che Ibanez è sempre stata il brand per il virtuoso, per chi ricerca il suono. Sì. Ecco, tutta la lista degli endorsement sono incredibili, appunto. Esatto. È forse il brand con una lista di endorsement più incredibile della storia. Tantissimi prodotti Ibanez sono nati dall'esigenza dei musicisti. Assolutamente. La chitarra a sette corde è nata ad un'esigenza di Steve. Vai, certo. Poi otto corde, addirittura nove corde, e tanti suoni prodotti da queste chitarre sono nati proprio dall'esigenza di certi musicisti e hanno definitivamente definito un suono, un'epoca sonora. Questa cosa Ibanez la sta proponendo anche sulle chitarre acustiche. Infatti da quest'anno John Gomm, che è un virtuoso inglese di fingerstyle, solo fingerstyle, ha la sua chitarra signature di Ibanez, che è stata progettata proprio per valorizzare la sua tecnica, che è anche molto percussiva, sì, per cui ha tre microfoni catturare qualunque l'ambiente, tipo di... Esatto. qualsiasi sfumatura, ecco, esattamente, l'ho presente. E di conseguenza anche sul settore chitarre acustiche Ibanez ha fatto un salto in avanti veramente molto importante. Perfetto, io ti ringrazio, grazie del tuo tempo Sebo, come sempre è disponibilissimo, e adesso andiamo a farvi una bella, vi faremo vedere carrellata di meravigliosi strumenti di Ibanez. Grazie Sebo, fist bump, ciao.